Il filtro passabasso 24 dB, come dicevamo in precedenza, è gestito da diverse sorgenti di modulazione che confluiscono nel punto di somma che poi fa raggiungere la frequenza di taglio. Da questo punto di vista è quindi possibile aprire o chiudere o quantomeno automatizzare il comportamento di filtraggio con la DSR, cioè con il generatore di inviluppo. Il soffio che sentite sotto alle note è il normale comportamento dei VCA analogici di un certo taglio di programmazione, ovvero è pressoché inevitabile in questa fascia di apparecchi che non sono né troppo professionali né troppo economici. In aggiunta all'inviluppo è possibile innescare il vibrato sinusoide prodotto con l'oscillatore a bassa frequenza anche se bisognerebbe parlare di wah-wah e non neanche di tremolo, ma diciamo di modulazione ciclica. E in aggiunta ancora è possibile aprire il filtro in maniera consona con l'estensione di tastiera utilizzata. Le note più acute sono cupe. Se saliamo con il keyboard control voltage, diventano più aperte. Questa classica serigrafia ARP indica che su questo controllo slider confluiscono tre possibili sorgenti di gestione alternabili dal musicista. Normalmente, in maniera quindi tradizionale, questo è il controllo che gestisce la quantità di keyboard control voltage. Ma se andiamo a aprire l'interruttore del sample and hold, questo stesso controllo è quello che ci permetterà di mandare il sample and hold alla gestione della frequenza di taglio. Collegando un pedale, ovvero un potenziometro, all'interno di un pedale sul back panel dello strumento è poi possibile fare degli sweep a pedale, per l'appunto, aprendo e chiudendo il filtro. Come dicevamo in precedenza, l'amplificatore è raggiunto da due controlli di modulazione corrispondenti all'inviluppo prodotto dalla DSR qui vicino, che quindi permette l'articolazione del segnale, e in aggiunta il VCA gain iniziale con cui si può tenere aperto costantemente il segnale anche in assenza di articolazione. Il generatore di inviluppo è il classico ADSR a quattro stati, Attack, Decay, Sustain e Release, che funziona sotto controllo di gate della tastiera. E permette l'articolazione del suono con una buona escursione di tempi. Sicuramente superiore a quella concessa, ad esempio, da macchine ben più blasonate come il costoso ARP 2006.
la natura percussiva dello strumento può essere coadiuvata grazie a questi due sistemi di ripetizione automatizzata che in pratica garantiscono l'autoinnesco dell'inviluppo alla velocità stabilita con l'oscillatore a bassa frequenza. Questo può avvenire in maniera del tutto automatizzata e, se vogliamo, è il sistema per rifare certi bassi synth anni 80, la cui cosa importante è che devono essere assolutamente a tempo. Oppure si può subordinare la ripetizione all'end logico con il gate di tastiera, cioè la macchina è pronta a ribattere le note, ma questo non avviene fin tanto che io non premo un tasto sulla tastiera. Quando levo il tasto dalla tastiera, il gate non entra più in end con l'LFO e quindi l'inviluppo non viene retriggerato. Per chi come noi è cresciuto in assenza di sequencer veri e propri per lungo tempo, la possibilità di automatizzare o di apparentemente automatizzare taluni controlli con il sample and hold ha aperto una serie di orizzonti che risultavano molto seducenti, tanto quanto oggi risultano datati nella loro componente timbrica. Il sample and hold, che è innescabile con questo interruttore, raggiunge due punti di modulazione ben precisi, ovvero la frequenza dell'oscillatore e la frequenza del filtro. Nel primo caso è quindi possibile gestire questa instabilità di intonazione che può simulare tutta una serie di comportamenti più o meno fantascientifici o semplicemente patetici a seconda dei gusti, ma che hanno un loro fascino dato dalla imprevedibilità del comportamento che è ottenuto processando il valore assolutamente imprevedibile del noise generator attraverso il circuito di sample and hold. In alternativa all'intonazione dell'oscillatore si può lavorare sulla frequenza del filtro. In questo caso la velocità di modulazione è relativamente contenuta, ma si può salire fino a rendere più ribollente il comportamento. Gli appassionati di Emerson, Lake & Palmer riconosceranno in questa modulazione sulla frequenza del filtro da parte del sample and hold uno dei classici suoni di Carnival Nine, storica trilogia contenuta all'interno di Brain Salad Surgery.